avevo preso paura dal primo furto e così per stare attento ho dormito qua dentro. Ne ho sventati tre intanto che ero qua dentro. Adesso che non dormo più qua dentro, purtroppo sono entrati. Sono le immagini delle telecamere di sicurezza che riprendono due persone arrivare sotto la pioggia in bicicletta, vestiti con una giacca dalle fasce catari frangenti e grembiuli da lavoro. Dopo il tentativo fallito di entrare dalla finestra del retro del distributore sulla Postioma a Vedelago, rompono una vetrata per fare irruzione all'interno del locale. Nessuna paura delle telecamere, volti coperti, pile alla mano, indisturbati dopo aver messo fuori uso il sistema d'allarme, cominciano a rubare le poche monete del fondo cassa, alcolici e bibite. Danni per 5.000 euro. Il colpo messo a segno circa un mese fa, la stanchezza e la rassegnazione del titolare che in 15 anni di attività per 12 ha dormito all'interno dell'esercizio per paura dei furti. Ho subito anche tre furti all'automatico, self-service notturno, che adottano un sistema che buttano giù il lettore banconote e poi con un aspiratore automatico tirano sui soldi. Tanti anni di questo lavoro, purtroppo sono stanco di vedere la mia stazione di servizio in queste condizioni e poi tutti i problemi che ci sono ti fanno passare la voglia anche di lavorare. Non il solo colpo a Vedelago, nella stessa notte è stato colpito un altro distributore in via nazionale. Sono entrati dalla porta dal lato, hanno dell'ufficio e hanno rotto la porta, sono entrati dentro e hanno fatto tutto il disastro hanno preso i soldi che c'era in cassa della cassa. Hanno preso quello, hanno ribaltato tutti i documenti, tutto quanto di qua, e poi hanno provato di aprire le porte di lavaggio da dietro e hanno rotto i self-service del lavaggio. Sventrata anche la rete che delimita l'accesso alla zona dove è situata la centralina del metano per rubare un tagliaerba, oltre 15.000 euro l'ammontare complessivo del furto.